Sono 8 le famiglie sfollate dalla palazzina Ater di via Silvio Negri 25, zona Erta Sant'Anna, per l'incendio scoppiato in un appartamento al piano terra questa mattina alle 9.30. L'origine non sarebbe dolosa, forse la classica sigaretta lasciata accesa accidentalmente, ma sono in corso le indagini dei vigili del fuoco che sono accorsi immediatamente con 3 squadre, supportate da un'autoscala e un'autobotte, spegnendo le fiamme e facendo uscire tutti i residenti nell'edificio. 2 persone sono rimaste intossicate dal fumo e sono state soccorse dal personale del 118 sul posto con i carabinieri di via Ermete e via dell'Istria che indagano sull'accaduto. I danni alla palazzina non sarebbero gravi, ma il recupero dell'abitabilità degli alloggi potrebbe protrarsi per molto tempo, si ipotizza un paio di mesi. Il palazzo è infatti inagibile a causa dell'effetto camino del vano scale dove si trovano anche tutti gli impianti. Fumo e calore si è propagato per il vano scale, essendo una palazzina che ha tutta l'impiantistica distribuita proprio nei vani scali, ci sono tutti i passaggi nei vani scali, la temperatura ha sciolto l'impianto elettrico, impianto gas, impianto acqua, quindi la palazzina, a meno fino al ripristino, risulterà inagibile. In più il calore ha distrutto praticamente quasi tutte le porte d'ingresso e quindi chiuderemo e l'ATER provvederà il ripristino il prima possibile dell'abitabilità. Insomma. L'ATER, tramite il presidente Novacco e i servizi sociali del comune con l'assessore Grilli e la funzionaria Bernabei, si stanno occupando di trovare un alloggio e dare assistenza a tutte le famiglie sfollate. 2 di esse hanno già trovato ospitalità presso parenti.